eccomi tornata con un nuovo What I Eat in a Day. Sono mancata per un po' di tempo, ma adesso ricominceranno i video, quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per essere sempre aggiornati sui nuovi video. Allora, oggi vi faccio vedere tante ricettine golose, estive, ma soprattutto facili da fare. Quindi partiamo subito dalla mia colazione. Siccome fa molto caldo, avevo voglia di qualcosa di fresco, quindi ho deciso di prepararmi questo yogurt con zero grassi, quindi molto leggero, senza zucchero, dove ci ho aggiunto questo mix di frutta secca, molto goloso e molto energetico perché contiene mandorle, noci, bacche di goji, frutta essiccata, insomma un sacco di cose buonissime. Poi ci ho aggiunto anche un po' di miele e questa è stata la mia colazione. Se volete informazioni su questo mix di frutta secca vi rimando alla pagina Instagram dell'azienda di Nunzio. Per pranzo invece anche qui ho preparato qualcosa di molto leggero e fresco, un'insalata fatta con melone, ceci e mais. Ho condito i ceci, il melone e il mais con un po' di limone e ho aggiunto questo a un po' di valeriana, quindi che farà da base alla nostra insalata. E questo è stato il mio pranzetto. È un pranzo che potete portarvi anche in spiaggia. Come snack invece ho preparato questa mousse di caffè all'acqua, facilissima, fresca e buonissima. Si prepara con pochissimi ingredienti. Avrete bisogno di caffè solubile, non caffè della moka, ma per intenderci il Nescafè. Quindi ci aggiungete anche lo zucchero semolato, può essere sostituito anche con lo zucchero di canna. Anche con la stevia, ovviamente, però ne dovete mettere molto di meno, basterà pochissimo, e dell'acqua ghiacciata. Mescolate gli ingredienti insieme e aiutatevi con delle fruste, si dovrà creare una vera e propria panna montata al caffè. Una volta che si sarà completamente addensata, sarà pronta, potete servirla appunto con del cioccolato fuso oppure, come ho fatto io, con un po' di cioccolato tritato. Ed è buonissima anche, per esempio, se ci mettete una base di Nutella sotto, è golosissima. Invece ho deciso di realizzare delle piadine fatte in casa, semplicissime, senza lievitazione, fatte solamente con acqua, farina e olio. Adesso vi faccio vedere come potete farle. Allora, vi occorrerà dell'acqua in cui ci andremo a mettere un po' di sale e un pizzico di bicarbonato. Mescolate insieme questi ingredienti, dopodiché ci aggiungete l'olio, olio d'oliva, e infine la farina. Mescolate tutto insieme, si creerà un panetto che dovrà riposare per circa 30 minuti. Lo coprite, lo lasciate riposare, dopo 30 minuti riprendete il panetto e con un bel po' di farina iniziate a massaggiarlo. Ovviamente deve diventare molto elastico e non appiccicoso, se è ancora appiccicoso dovete aggiungere altra farina. Da questo panetto dovreste ricavare circa 10 piccoli panetti che poi andremo a stendere il più sottile possibile per creare appunto le nostre piadine. Pentola antiaderente, bella calda, ci mettete le vostre piadine. Se riuscite stendetele belle sottili, se invece non riuscite non vi preoccupate, anche se sono doppie sono buonissime perché comunque creano delle bolle d'aria che le rendono molto morbide. Io queste le ho condite con insalata, prosciutto cotto, pomodorini e un po' di aceto balsamico. E questo è tutto ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando fatemi sapere nei commenti quali di queste ricette vi è piaciuta di più. Io vi mando un grossissimo bacio e alla prossima, ciao!